Subsol amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai. Oggi siamo in compagnia dei Montreschi, quindi nella sfida dell'eredità. Dopo il colossale fallimento della Wolfpack Challenge, vediamo se qui riesco a far arrivare i miei sim alla fine della sfida. Allora, ci sono qualche novità, mi pare, che non sono state fatte vedere. Vabbè, Anna, che era diventata una Toodler, e lo sapevamo. Ma è diventata una Toodler anche Savannah, e la trovo adorabile. Al momento, tra l'altro, è lei l'erede, essendo la più piccola di casa. Perché ho scelto che diventeranno eredi solamente i figli naturali e i più piccoli, gli ultimi nati. Quindi al momento è lei. E direi di fermarmi anche. Non credo di farli fare altri figli, almeno non ho questa idea. Quindi, qui vedo che c'è da fare un po' di raccoglimento. Ma voi come state? Oh, oddio, ma stai benissimo. Anche perché vi avevo fatto ora... sistemato tutto adesso. Poi potresti farti un po' di yoga, che sono le 6 del mattino, fai centratura energetica. Din è tornato, potresti insegnare un po', gioca con tua figlia, insegnare a parlare. Invece cercare consigli per allenarti. Lei è vestita con la sua nuova divisa da lavoro, ha avuto una promozione, medico generico, quindi è livello 7. A 135 siamo leon l'ora, devo operare chirurgicamente 3 pazienti. Vediamo se c'era qualche premio della promozione nell'inventario o no, probabilmente... Ah, li avevo anche già venduti. Ok, quindi niente. No, notare che loro gli ho fatto comprare la... la macchinina, la 600, fantastica. Adoro questa macchinina. Anna? Ah, Anna l'avete mollata sul passeggino e basta, fai uscire Anna, cortesemente. Sta insegnando a parlare alla piccola Savannah, che io adoro. Bella sei! Hunter ha qualcosa. Ah, ce l'ha col frigo, mi sa. Hai ragione, amore. Hai ragione, ora arriva. La mamma falle finire di fare yoga. Arriva la mamma o il babbo? Un dei due arriva. Abbraccia affettuosamente. Dai. Arianna, tua figlia ha bisogno di te, sbrigati a finire. Poi lui potrebbe portare la lezione in forma fisica, non lo faremo mai. Continua l'addestramento e portare, dai. Ci va lei dalla bimba. Bene, Hunter, ti sei seduto sulla faccia da Arianna. Questo ripuliscilo, riempimelo. E poi occupiamoci un po' della piccola. Insegniamo gli animali. Tu dove stai andando? Tu vaghi, ok. Dove vaghi? Ecco. Torna dentro. Non so se puoi giocarci effettivamente perché l'ho ridotta. Sì, ci può giocare comunque. Devo andare a lavoro! Certo! Basta, 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 vai al lavoro. Vai al lavoro! Ci pensa Din qui al... Cavolo, non la seguiamo nemmeno oggi. Riempi la ciotola, Din. Vabbè, diciamolo almeno di lavorare sodo. Perché piangi tu? Triste. Trascurata, per il genitore assente. Dai, piccolina, mamma torna. Ma tu come stai? Potresti insegnarle a usare il vasino.
ad Anna. Dai, c'è. C'è pa... Perché la mette nel seggiolone? Oh, è fissato questo seggiolone, gli ha dato il cibo. Non ha fame. Tu perché piangi? Sempre per il giorno sarà assente? Sì. Ok, è andata via Arianna e qui c'è il piagnisteo totale. Insegna a Savanna a usare il vasino. Dai, ve lo butto io questo. No, non ve lo butto io. Allora, ripuliscilo te, non mi ascolti quando ti dico di insegnare a usare il vasino. C'è le... no, concede una sua licenza. Questo non l'ho scritto io. Mi sa che l'aveva il Simmo, quindi no, non concediamole. Non variamo. Io vorrei che tu insegnassi a tua figlia, a le sue figlie, a usare il vasino. Quindi insegnerò a Savanna. E poi lo insegniamo ad Anna. Dai, prendila in braccio. No. Sì, li vuoi insegnare a usare il vasino, cortesemente. Veramente mi fa... No, vabbè. Forse ho messo un punto dove non ci arrivano. C'erano sempre arrivati, ora tutto a un tratto gli dà fastidio. Boh, vediamo. Oh, ora sì. Abbiamo raggiunto anche il livello 2 di vasino. Brava Anna. No! No, se è vero no. Calma, non chiedi di non sguazzare nel gabinetto. Mamma, quanto è lungo il vasino, ragazzi. Insegniamo a usare il vasino anche a Savanna. Oh, che abbiamo raggiunto il livello 5 di genitorialità. Cosa sta facendo Anna? Gioca con le bambole. Dai un nome alle bambole. Lika boh. So, un tubo messo a caso, giusto per darle un nome. Parla. E abbraccia. Savanna è ancora col vasino. Aiuto con la pila. Va bene, dai, gioca da sola. Impila e basta. Hai fame? Hai fame? Aspetta, arrivo. Nevalo. Dai il cibo a Savanna. Tramezzino, burro d'arachide e marmellata. Parli dopo, lei cosa ha sonno? Ah, tu dormi. Sì, ma dovresti metterla qui. Vabbè, non ce la mettere, fai così. Portalo a fare una passeggiata. Vai a fare jogging. Ah, lei è tornata. Perfetto. Allora, lo fa lei. Metti... Dai del... No, dai, no, no. Ragazzi, volete fare tutti la stessa cosa. Allora, tu riempi la ciotola. Poi te ne vai in bagno. Ripulisci tutto anche. E poi la già Savanna per farla addormentare e puliamo qui. Raccogli che poi lo usiamo come fertilizzante.
legge a Savanna per farla addormentare. Perché scendi? Dove è tornato? Oh, sì. Gratta il posto preferito, Hunter. Dov'eri finito? Abbraccia. Questo glielo ha detto la tua polizia? Sì, ogni 24 ore facciamo ogni 12. Prova amore. O potrebbero fare fichi fichi. Un po' di intimità. Dai, sì, andiamo a fare fichi fichi. Ok, scusate, io sono a guardona. Quanto adoro questa foto sopra la letto. Sono meravigliosi. Vai, fuochi d'artificio, ci vediamo appena si sveglia qualcuno. Eccoci qua. Arrivato il nostro Hospital the Willow Creek. Lei avrebbe pure fame. Mannaggia, no, ora no, ora no, non mangiare. Prelevamo un campione da un paziente, iniziamo a fare le cose che dobbiamo fare. Perché voglio assolutamente ottenere una promozione. Che altro c'è da fare? Ok, io metto pausa perché almeno non perdo tempo. Eseguo il test da sforzo sul tapis roulant e analizziamo il campione. Prima analizziamo il campione. Poi va in bagno, dai. Mangiare puoi aspettare. Chiaramente la presenza di una malattia infettiva. Annotiamo i risultati. Dobbiamo assolutamente operare chirurgicamente tre pazienti. Non la vedo una cosa e fare una volta sola. Dio, lui, qualcuno qui sempre a rompere le scatole. Chiama da te così va via di lì. Perfetto. Deferimento medico, test da sforzo. Visita a domicilio. Ci andremo. Intanto però faccio lei, poi vado alla visita a domicilio. Andiamo ragazza, andiamo a farci questo test da sforzo. Ti tocca correre. Però che completino, eh? Si è bloccata. Va bene. Ecco, c'è partita. Direi già di fermarci fino a tardi. Non so che hai fame. Guarda, andiamo. No. Ehi, allora ce la facciamo. Usciamo subito per la visita a domicilio. Tenuta von Winderburg. Abbiamo tre pazienti da esaminare. Chi sono? Uno è lui. Perfetto. Esamina il paziente. Poi ti faccio prendere qualcosa da questo frigo. Mangi. Ti faccio mangiare. Arianna, non preoccuparti. Ok, c'è già dalla medicina. Sì, lo so che hai fame, dalla medicina intanto. Vai, fai un pasto veloce, crocchette di pollo. No, le crocchette di pollo le devi pure cuocere. Intanto, dove sono gli altri pazienti? Sono lì sopra? Sì. Poi, esamina il paziente. Ci mancava solo prendersi. Dai, fallo mentre mangi, brava. Dai, la medicina. Ne manca uno, dov'è? Lui non ha il simbolo, quindi non è lui. E dov'è? Cioè, qui non possiamo completarlo se non mi sbuca fuori. Eccola!
Crovista. Esamina il paziente. Respiri profondi, dica 33. Diamo la medicina. E poi ce ne andiamo a casa. Cioè a casa, all'ospedale. Ferma, dove vai? Bene, perfetto. Torna in ospedale. Basta mangiare, non hai più fame, dai. Andiamo all'ospedale. Eccoci, siamo tornate. Mettiamo pausa un attimo. Allora, misura la temperatura a un paziente. Continuiamo con lei. Misura la temperatura, vai. Anna è rossa, è furente, vorrei sapere perché. Preleva il campione, a lei non lo posso fare. Riferimento medico, indirizza l'esame a raggi X. Questa, ne devo toglierle queste skin, dai. C'era l'altro letto libero e deve mandare via lei. Tra l'altro è lei. Preleva un campione, dai. Secondo me è gas risatine perché rideva. Allora, curiamola. Purtroppo non si può operare. Perfetto. Analizziamo il campione del paziente, anche se è piccola lei, non credo che analizza la flora. No. Non credo che lei si possa operare. Quindi direi di concentrarmi sugli adulti. Ovviamente sono tutti bambini. Ah no, eccola qua, un adulto. Ma te non eri a casa? Sono venuta a casa tua. Test da sforzo, quindi facciamo quello. Non credo che riusciremo a operare nessuno oggi. Vediamo cos'è la prossima. La scansione. Mi piace qui, dai. Sì, però sedetevi per cortesia. Alla striatura, esamina il paziente. Scansione del corpo, giusto? Sì, vai. Ma per me anche lei ha gas risatine. Io ho provato. Peccato che sono farmaci e non è. Ce l'abbiamo fatta? Inefficace. Non era gas e risatine, ok, abbiamo sbagliato. Aspettiamo. Esamina il paziente, facciamo una scansione del corpo anche a lei. Soddisfacente. Fine. 1755 Simo Leon. Bene, peccato che non abbiamo avuto la promozione, ma fa niente. Ok, siamo tornati a casa. Allora, direi di chiamare un servizio di giardinaggio, se no ci occupiamo delle bimbe. Per esempio. Oh, oddio, ma vi siete presi. Ragazzi, vi siete resi conto che le bambine stanno morendo di fame? Prendi una porzione velocemente. Tu, mio uomo, cos'hai? Hai sonno e ti manca il divertimento, azzuffati con lui e poi gli fai anche un bagno. Mentre le bimbe mangiano. Tu, Arianna, per cortesia pulisci.
Perfetto, il divertimento gli aumenta. Una fila dietro l'altra. Mordi. Parla dei paladini. Ok, ragazzi, allora. Mangia anche tu, prendi una porzione, mangiatevi queste. No, non è questo il tuo letto, tesoro mio. No, vai a dormire. Ti divertirai appena ti risvegli. E anche tu dormi. Il resto ci pensiamo. Metti il bebè a dormire, Savannah. No, non è il momento di fare serate fuori ora. C'è il disastro in casa mia. Ah, ok, perfetto, ci sono messa da sola. Mangia, fai un bagno. Fatti una doccia. Se fai una doccia veloce, tu puoi andare anche a letto. Sì, vai a letto. E lei che ci fa sveglia, dormi, signore. Svieni. Era a letto, si è alzata per svenire, a svenire. Cioè, le stranezze di The Sims non hanno fine. Ti avrei detto di farti la doccia, però. Intanto potevi finire la doccia. È arrivata la mattina, io mi sono appena accorta che è il compleanno di Anna. Anche se la barra non è completa, però mi dice giorni mancanti al passaggio d'età 0. Quindi direi che è il caso di farle una torta e poi potremo festeggiare. Ma voi come state messi al lavoro? Lui lavora, cavolo. Lei è di festa, allora tu fai una cosa. Prenditi un giorno libero. No, niente scherzi telefonici. Dove cavolo? Prenditi un giorno di vacanza. Perfetto. E poi già che ci siamo, negoziamo anche una gratifica. Non ha saputo uscire l'impasto e comincia nessuno a consentire il bonus. Perfetto, niente gratifica. Perfetto, allora già che sei qui, anzi no, guarda, prima ripulisci tutto per cortesia, che c'è uno schifo totale in questa casa. No, ma mi garba perché mi date retta, fodda a me, vai. Allora, tu prepara un pasto da gourmet, prepara, oh, esageriamo, sta sortona. Torta al formaggio di Sim City, un cheesecake, praticamente. C'è anche questo qui, vedo. Bene. Via, non c'è più. Si è svegliata anche la Rihanna. Allora, direi un attimo. Allora, potreste cambiarvi. Allora, ragazzi, le modifico un secondo, fa un makeover e ci rivediamo tra poco. Ok. Quando appena lui avrà finito di fare la torta. Ah, hai bisogno di. Allora, fai un bagno velocemente a lei, a Savannah. Lei ha bisogno di divertimento e anche lei avrà bisogno un po'. Gioca con un giocattolo, gioca con quello che ti pare. Vediamo Savannah al bagnetto. Oh, che bella! Lui, tu hai finito? Sì, perfetto. Prima che qualcuno vada a prendermi una fetta, apri. Spero tra l'altro che. Dov'è? Dove l'hai messa? È ancora lì. Riprendi torta al formaggio di Sim City, certo. Non la lasci in forno, vuoi dare fuoco a tutta la casa? Perfetto, fermoli. Aggiungi le candeline subito e mettiamolo nell'inventario. Ok. Riempi Chiamante a mangiare. Che deve andare a fare i suoi bisogni. Oh, Savanna è pulita, perfetto. Allora, cambiamo l'abito. Mettiamo quello da festa.
Anche tu svegliati. Che ora c'è da festeggiare il tuo compleanno, mia piccola Anna? Dove abiti? Cambia abito. Da festa. Anche tu abiti, cambia abito, da festa l'ultimo che ti ho fatto. E anche tu, cambia abito da festa. Perfetto, pianificherei il nostro evento sociale. Eccoci qua, tra l'altro vedo che nell'inventario c'è il mondo, facciamo anche accoppiare queste rane, dai. Mi avrebbero fatto comodo nella Wolf Pack queste rane. Vendiamo tutto. Intanto voi andate in pausa. Già, abbiamo anche questo da appendere in casa, il certificato di nascita di Savannah. Valgono un sacco questi. Ok. Diciamo che ci serve un tavolino. Perché io ho paura che metterlo qua e basta. Sono ovviamente tutti in costume. Fai passare le tile sim. Vabbè. No, ok, allora facciamo così. Perché è la prima cosa che voglio fare. Ragazzi, venite qui per cortesia. Vai, qui, venite tutti qui. E fai passare le... mi sa che questo qui dà un po' fastidio. Sì, mi sa di sì. Dai, prendiamogli un tavolino a parte. Mi ero persa. Prendiamo questo. Ok. Aiuto con le candeline, Arianna. Ragazzi, ci siamo. Festeggia gli anni. Diventa una bimba. Ecco, lei ha usato il pannolino. Savannah, guarda la tua sorellina. Ho avuto un tempismo per fare la foto veramente fantastica. Allora, ricordo che a me non appare per scegliere i tratti perché ho messo la mod che li sceglie in automatico. Quindi vediamo lei che tratto ha acquistato. Folle! No, mio Dio. No, non l'avrei mai scelto io. L'ho fatto apposta per... appunto per... impedirmi di scegliere sempre le stesse cose, perché c'era un po' di vizio, no? Nessuno se l'è filata, tra l'altro, povera Stella, cioè... Perché lei gli sta calando la responsabilità? Stai per combinare un pasticcio? Sì. No. Genitorialità. Non se lo fa Arianna. Disciplina risoluta, di non combinare un pasticcio. I miei abiti da festa sono andati a farsi benedire, a parte ti avevo detto di mettere gli altri, non questi. Ok, non c'è neanche un po' di musica, non c'è niente. Ma anche lui com'è vestito? Perché? Questo. Dove stai andando? Molto triste. Bisogno assoluto di divertimento. Sì, ora ti faccio divertire, però torna qua che la tua festa è qua. Gioca come pirata, dai. Kira è diventata anziana, no! Poi giochiamo un po' con lei anche.
mentre tu vai a giocare un po' con la bimba. Appena arriva la nostra festeggiata, che dovrò assolutamente modificare. Ah, beh, mi invitate anche gli altri bimbi, dove sono? Ah, non passi, beh, effettivamente ho messo un po' male. Questa poi sì che non ci giochi. Allora, ragazzi, non ho scelto un bel posto, mi sembra chiaro adesso. Nuota tristemente, no? Dai, nuota con Dean, con Arianna, nuota con i suoi genitori. Scivola sulla trave, tanto non me lo fai, vero? No, infatti, non c'è verso. Nuota con loro. Deve anche andare in bagno. Perfetto. Deve mangiare. Il divertimento almeno sale. Prendi una porzione. Poi qua c'era un bagno, perché andavi là? Usa. Gioca un po' con il canone. Azzuffati. Vai, basta, vai a mangiare. Lei come sta? Prendere anche te, piccolina. Anche lei deve andare in bagno. Buono. Esprimiamo ammirazione. Accarezza la guancia. Dio, se la devo assolutamente modificare. No, sta pisciando nei piedi di questo. Abbracciala. Però ragazzi, raccogliamola, non possiamo lasciarla qui, buttala via. E poi andiamo a casa. Perché è un disastro. Ok, prima di salutarvi, perché la puntata mi sa che è lungotta, vi lascio facendovi vedere meglio la piccola Anne cresciuta. Ho deciso di farla con gli occhiali e le ho messo degli altri occhi perché sono un po' annoiata dei soliti occhi. Lei, per lei, un caschetto semplice, è folle, vediamo come continua a crescere, folle e birbante, turbolenta. Ok, quindi questa è Anna. Ne ho fatto vari outfit, tutti con gli occhiali. Questo è il formale, lo sportivo, da notte, da festa, un po' folle, vedete? E da bagno. Perfetto, quindi direi che vi fa saluto qui. Ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata su Montreschi o per Vita da Sims. Io vi saluto, vi auguro una buona serata o giornata o quello che è. Se vi va di iscrivervi al canale, così resterete sempre aggiornati. Se volete anche lasciarmi commenti, mi fa sempre molto piacere. Subsul!